L'uovo uscì dalla miniera tutto sudato. Aveva lavorato sodo. Bomba ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Indovina com'è questo video, Paolo? È un video molto particolare. È un video molto particolare perché abbiamo deciso di sfidare l'assistente vocale di Google con le barzellette. Cioè chiederemo all'assistente vocale di Google di raccontarci delle barzellette. La giuria sarà composta da Paolo, Ambra e Claudio e decreteranno se sono più bravo io o l'assistente vocale. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, perché se entro il 31 dicembre arriviamo a 1 milione di iscritti farò un video. Pensate che video farò? Lo farò con Paolo Bonolis. Ah, vai, ci siamo? Va, chi comincia, io o Google? Tiriamo una monetina. Sono povero, Paolo, io non ho una monetina. Google, testa o croce? Hai fatto croce. No, te che cazzo vuoi? Lui ha scelto croce, faccio così. Lui ha scelto croce? Sì. Qual è croce? Croce è il numero. È il numero. Io scelgo testa, allora, di conseguenza. Croce. Ha vinto lui, inizia lui. Ok, allora, ok Google, raccontami una barzelletta. Ecco, perché i libri di matematica sono sempre tristi? Perché hanno troppi problemi. Cazzo, fai ridi da solo. Furbo che si fa. Ti ridi da solo. Lui, devo dire che c'ha il vantaggio che la sua voce fa ridere. Sì, la voce è simpatica. Ma maledetto. Vabbè. Vediamo cosa offri tu contro l'intelligenza artificiale. Cioè, lui ora sono uscito con i libri di matematica. Ma sono tipo, perché una gallina attraversa la strada per andare dall'altra parte? Io fa culo. Io voto Google. Google, dai, Google 1, Maurizio 0. Attenzione, attenzione. Secondo round, fight! Qual è il dolce più vegetariano del mondo? Il millefoglie. Cioè, qui è una tua scena, per un'apertura. Ma devo rimanere sul tema, cioè, che ti pare? Due piccioni sorvolano la Lombardia e uno fa, oh, guarda Milano. Sì, te pupami la fava, gli dice quell'altro. Questa è bella. Io la voto soprattutto per i piccioni. Google ha colpito il cuore di Ambra facendo la barzelletta vegana. Io però ho preso i piccioni. Quindi... Tre piccioni con una fava. Abbiamo Ambra che decreta Maurizio vincitore. Claudio. Beh. Mauri, anch'io. Unanimità. Vai. Tre sì. Vai. Vai, okay. Google. Terzo round. Pierino. Signora maestra, è vero che non si può punire uno per una cosa che non ha fatto? No, di certo. Bene. Allora non ho fatto i compiti. È come... Pierino, hai mangiato tu la torta? No! Invece era stato lui. Questa qui era tutta interpretazione. Capito, no? Anche se Google non se la cavava. Ma era troppo lunga, però. Io voto Maurizio. Anche per me. Io voto Maurizio. Vai. Siamo una giuria unanime, eh? Inizia il quarto round. Cosa ci fa un carcerato in discoteca? Si scatena. Devi ballare. Ti stai scatenando? Vorrei raccontarvi una barzelletta sulle sfere del drago di Namek, ma non lo faccio perché è un po' lunga. Quindi Claudio vota Maurizio. Io voto... Ma non vale, io non ho gli effetti sonori. Vabbè, puoi farlo. Allora, ok, li farò. Vabbè. Io voto Maurizio perché la musichetta mi ha messo a disagio. Ah, quindi abbiamo... Qui la prima volta che la giuria si divide. No, però per maggioranza vince Maurizio. Sì, però Paolo è vecchio. Siamo 3 a 1. Quinto round. Vai Google. Che cosa studiano a scuola i piccoli aiutanti di Babbo Natale? L'elf. Abeto. Sarà brutto. Dio mio, Google. L'alfabeto. Cioè tu come ridilla facendola diventare divertente. Devo ridire la stessa. No, cosa... dopo fai la tua però. Cosa studiano a scuola i piccoli aiutanti di Babbo Natale? L'alfabeto. Fa cacare uguale. Fa cacare uguale. Allora, qui c'è un vantaggio. Qui c'è un vantaggio. Cazzo, sei a porta. Bella, vai. Proprio secca, asciutta, vecchia, old style. Due pomodori attraversano la strada. Attento alla ma... Quale ma...
Questa era tutta interpretazione. Qui, qui ho giocato di contro, capito? Non sono hai andato... fatto anche gli effetti sonori. Certo, vedi? Te l'ho detto che con gli effetti sonori funziona meglio. Per me, Maurizio. Io però apprezzo i giochi di parole, quindi voto Google. Tu voti Google? Cioè, l'alfabeto, ma vaffanculo. Io voto l'alfabeto perché mi pare... Lei è veramente stupida. E quindi niente, il punto va a Google. 3-2 per me. 3-2 per me. Quindi abbiamo altri due round. Vai Google. È possibile per un canguro saltare più in alto di una casa? Ma certo, le case non saltano. Si è messo il vento da solo. Due tizi devono fare una gara. Sono super convintissimi. Allora uno guarda l'altro e fa tiri tiri te. E l'altro fa tralala. Questa era vecchia. È vecchissima questa, le sto dicendo apposta perché sto andando a livello di Google. Io la conoscevo. A me ha fatto più ridere. Tu sei giovane, amore. Google. Io voto Google. Io voto Maurizio. Claudio. Io voto Google perché voglio vedere lo spareggio. Maledetto pezzo di... E quindi questa però è la bella. Però ti vedi lì. Questa è la bella. The Beautiful. Vai, vai, vai. L'uovo uscì dalla miniera tutto sudato. Aveva lavorato sodo. Mandare una cosa. Che sarà brutta. Madonna. I sette nani vanno al bar. Uno fa il barista, sette te. E il barista fa cucù. Cazzone, di questo è difficile. Sto tirando fuori veramente proprio la merda che ho dentro. Per me queste sono pari, ci vuole un altro spareggio. No, dai, che rompi coglione. Un altro spareggio, anche tu. No, ok, ultimo spareggio. Dai, allora, vai, questa è la finalissima. Qual è la pianta più puzzolente? Quella dei piedi. Non me l'aspettavo. Questa è la pianta più puzzolente. Hai fatto gli effetti sonori, certo. Con la bocca. Ma non ha senso. Allora dai, vai con la tua. Ah, non era questa? No. Cazzi. Sai cosa impegnati dice? C'è un culo che gli fa un altro culo. No, mica mi fa addosso. Ma sei bruciata. Pensavo di averne ancora, invece no, mi cago addosso. Delle mutande per Maurizio. Una supposta, diciamo, missile. Minchia, beato te che vai in cielo. Questa era vestita, no. Hai sentito? Ma non può vincere con una scoreggia. Secondo me però ha vinto la scoreggia era più bella della barzelletta. A me basta la scoreggia. Hai battuto Google. Ma non potrai battere. No. Alexa, racconta una barzelletta. Non posso. Una mela verde innamorata dice all'altra: se mi guardi così, divento rossa. Che merda. Una mela verde dice all'altra: se mi guardi così, divento rossa. È come lo gnomo dice alla gnoma gnamo. Un daino dice a un daino: giochiamo a nascondaino, dai no. Un fungo dice a una funga: mi dà un bacino sulla cappella, porcino. Cioè, i livelli sono quelli. Morale della favola: le scoregge fanno ridere, per questo la gente va a vedere i cinepanettoni di merda. Se fossero film decenti si chiamerebbero cinepandori, invece si chiamano cinepanettoni perché fanno cagare, appunto. Ecco. Una scoreggia umana, che schifo. Devo andare a cagare un'altra volta. Guarda, sta arrivando una zaffata. Chiudiamo questo video che devo andare. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere a 10 con 10 con. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo, fatelo vedere da amici, zii, cugini, parenti, comprare nepote, per scorreggiate che fa bene. Seguitemi su tutti i miei social dove vi trovate sempre come The Merluz e noi ci vediamo al prossimo vlog dove non so cosa dirò, ma lo farò. Apri le finestre. Ti hai fatto pure un altro. Non togliere il video, non togliere il video. Cioè, non è che ora è finito, non mi vedo più e allora tu levi il video. No. Devi seguirmi, perché devi perché sto facendo questa card finale? Per intrattenerti? Sì, in effetti sì, perché qui ci sono tanti video bellini nello schermo, capito? Clicca lì.